Quella spaccona di Taylor Mega e quell'altra Giorgia, la Morticia. Non seguite questa gente inutile che fa del falso gossip. E loro parlano, intanto restiamo qua sotto le lenzuola di Versace. Chanel. Non avete speso nemmeno una parola sul coming out day. Tutti gli sfigati d'Italia parlano male di noi. Ciao G-Chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Taylor Mega, Giorgia, insomma, al loro amore arcobaleno. Dopo mille video che ho fatto a riguardo il triangolo, liti social, liti in TV che vi lascio tutti qui sopra nella i di informazioni, oggi parliamo di un'altra bufera che si è scatenata proprio contro le due ragazze, accusate di aver inventato tutto quanto, come sempre, ma soprattutto di non averne anche speso una parola per il coming out day. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Trovate qui sotto il tastino iscriviti e di fianco c'è una campanellina. Cliccate anche quella per attivare le notifiche relative ai video, così da non perdervi tutte le pillole di trash, gossip e tradimenti. E ricordate, se non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone. Ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? La relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo continua ad essere fortemente criticata e molto, molto chiacchierata. Se ne è parlato molto in questi ultimi giorni, quando proprio a pomeriggio 5 nel salotto di Barbara D'Urso, Maggie Gallo ed Erika Piamonte hanno asfaltato, per così dire, il rapporto tra Giorgia e Taylor, dicendo che comunque è tutto finto, è fatto tutto a favore di followers e di, insomma, business, e così la loro relazione continua ad essere vista solo come un gossip. Andiamo con ordine. Come prima cosa abbiamo una Erika molto agguerrita che prende in mano il suo smartphone e fa delle stories per commentare un articolo di un settimanale di gossip che a sua detta ha riportato delle notizie false. Io non solo non mi ritengo asfaltata, perché semmai sono io che asfalto, precisiamo. Seconda cosa, le amiche, non so a chi si riferisca, perché essendo un plurale si riferisce sicuramente a Giorgia e a qualcun altro che forse dovrei essere io, ma essendo che oggi io e Taylor non abbiamo un rapporto, non siamo amiche e prima non eravamo amiche perché comunque c'era più di un'amicizia, quindi non so a chi si riferisca questo asfaltamento. Io non so chi abbia scritto questa boiata, perché per quanto mi riguarda è l'esatto contrario. Non sono io, ma semmai è Taylor che ha detto esplicitamente di non volermi perdere. Ci tengo a precisare che questo non è una polemica, ma è una semplice precisazione. Ma adesso passiamo al punto critico di questo video, ovvero le critiche fatte proprio a Taylor Mega e Giorgia Caldarulo per non aver trattato e per non aver speso neanche una parola sul tema del coming out. Le critiche verso la coppia si fanno ben più aspre, soprattutto in occasione del coming out day, giorno in cui etero ed omosessuali celebrano la libertà d'amore. Per questo motivo molti VIP sui social hanno inviato dei messaggi di libertà, d'amore e di sostegno. Ma devo dire che sui social di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo in realtà non abbiamo visto proprio niente. Taylor infatti si è dedicata a dei trattamenti estetici e a delle sponsorizzazioni, mentre Giorgia ha fatto delle stories dove raccontava un po' la sua vita universitaria e si lamentava anche un po' del suo lavoro da influencer, di cui parleremo dopo, e sempre Giorgia parlava poi anche della sua tutina di Elisabetta Franchi. Nessuna delle due ha speso una parola per parlare, insomma, del coming out day. Questa indifferenza ha fatto indignare tutto il popolo del web e alcuni VIP hanno deciso di rispondere a questa cosa pubblicando delle stories. Primo fra tutti è proprio il nostro amico gossiparo Amedeo Venza, che ha deciso di pubblicare una storia in cui fa un annuncio shock. Giornata di scoop, è ufficiale, le due tipe, Taylor e Giorgia, hanno inventato tutto. Il primo che parla di coming out e di questa indifferenza è proprio Christian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello 16, che devo dire non ha avuto delle belle parole nei confronti delle due ragazze e addirittura fa un appello alle persone
che seguono questo genere di personaggi sul web. Sì, vabbè, adesso ci mancava soltanto la giornata di Scoop per capire che queste due ci hanno preso per i fondelli dall'era della pietra. Ragazzi, ma sapete io a chi do più la colpa? La do a voi, la do a tutte quelle persone che si avvelenano e sono così incuriosite da questi gossip finti, e che seguono questi personaggi inutili che tra l'altro esistono da un anno e mezzo. Cioè ragazzi, ma sapete che dovreste fare? Andate in questi profili e cliccate il tasto non seguire più, ok? Perché non è buon esempio e per me non è bello seguire una persona che fa in continuazione e costruisce in continuazione robe finte. Sono rotto altamente le palle, ma proprio le palle, ragazzi, ma si può? Cioè, ma si può credere a delle robe del genere? Ma così costruite, tra l'altro male, finte, proprio si vedono che sono finte, più finte le loro extension, e più finte io non so che cosa. Cioè, ragazzi, andate in questi profili di queste due oche e cliccate il tasto non seguire più. Chiaramente le mie storie si sono rivolte a quella spaccona di Taylor Mega e quell'altra Giorgia, la Morticia, la complice. Quindi, ragazzi, non seguite questa gente inutile che fa del falso gossip. Anche un altro concorrente del Grande Fratello 15 ha voluto dire la sua su questa vicenda, e stiamo parlando proprio della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti. Allora, mi trovo qui anche perché comunque mi state segnalando, taggando, e anzi vi chiedo di non taggarmi in queste becere cose, sulle storie delle persone coinvolte nel Megagate. E allora mi viene da dire, ma come mai voi che vi definite influencer e oltretutto, cioè, vi arrabbiate anche se qualcuno dice ma che cos'è, che cosa non è, e ci sta, ma come mai voi che avete un canale di divulgazione così ampio, così dilatato, che potete arrivare a tantissime persone, non avete speso nemmeno una parola sul coming out day? Riallacciandosi al discorso di Veronica Satti, anche la nostra amica gossipara Deianira ha deciso di dire la sua su Taylor Mega e Giorgia. E ragazzi, aprite bene le orecchie, fa anche un annuncio shock. Ma infatti non hanno speso una buona parola perché tutto è inventato e adesso stanno cercando di affossare il tutto perché era diventato più grosso di loro e quindi non cercano di non parlarne più. Invece noi continuiamo a taggarla, ma tutto a posto? Mai, tra poco certe persone, invece di chiudere i profili, si dovranno chiudere in casa, perché ben presto usciranno fuori delle prove che questi erano tutti scoop inventati, ma tutto a posto? Siamo qua, sotto le lenzuola di Versace. Chanel. Che lenzuola di Chanel e Chanel, che voi tenete le lenzuola del mercato di flanella, ma tutto a posto? In tutto ciò, direttamente dalle lenzuola di Versace, o come dice Taylor Mega, di Chanel, arriva proprio la risposta da parte della coppia, e sulle Instagram stories di Taylor Mega vediamo proprio questo. Comunque, cosa dici delle lenzuola di Chanel? Di Chanel. Ah, su Versace. Che ho scelto bene. No, comunque vorrei solamente dire che loro parlano, intanto noi stiamo qua sotto le lenzuola di Versace. Chanel. Quanti anni hai? Mamma mia, veramente. Ne hai fatti 18 o mi arrestano? Li ho fatti tranquilli. Comunque io non capisco com'è che tutte le sfigate d'Italia, tutti gli sfigati d'Italia parlano male di noi. Cioè, hanno organizzato un gruppo, mo, secondo te? Sì, ti ho detto, so che fanno un'organizzazione. Tipo bisogna mandare un curriculum. Sì, il curriculum c'è anche adesso ve la mettiamo qua sotto se vi sentite sfigati. Se c'è qualcuno che si sente sfigato e vuole cominciare a parlare male di noi, va bene, penso che prendano un po' tutti.
Insomma, ragazzi, queste erano tutte le persone contro Taylor Mega e Giorgia Caldarulo e sono successe tante cose come abbiamo visto. E come sempre chiedo a voi invece di farmi sapere che cosa ne pensate qui sotto con un commento. Se state dalla parte di Taylor Mega e di Giorgia oppure se state dalla parte di chiunque altro che le attacca. Il video finisce qui e spero tanto che vi sia piaciuto. E se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io, come sempre, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box, ma soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, e Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video, vero Mark? Vai, saluta, Mark. Vabbè, ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!